Ci siamo. Si dispone il portone. Domando al medico, giovanissimo, pallido come i morituri, le bende. Non le aveva. Dico al comandante del plotone, pure giovanissimo e sbiancato, di dare disposizioni precise ai soldati per non far soffrire oltre il bisogno i condannati. I soldati borbottano che non è il loro mestiere, che non si sa se quella gente è colpevole, devo intervenire io, che ho già la scuola al cuore e il crocifisso in mano, ad assicurarli che non hanno responsabilità, a pregarli che sparino bene, se no li faranno soffrire di più. Inutilmente. Ma verrà dato alle fiamme anche questo, al lato della nostra partenza.